Ciao a tutti, oggi vediamo l'integrale dell'arco tangente. La formula dice che l'integrale di 1 fratto 1 più x alla seconda è l'arco tangente di x. Vediamo di applicarlo subito in un esercizio. Applicando la formula, il risultato sarà meno 3 arco tangente di x. Mi raccomando, ricordatevi sempre di mettere il più c, cioè una costante, alla fine del risultato. Come potete vedere, anche qui applicare la formula è molto semplice, quindi andiamo a vedere gli esercizi un po' più difficili, cioè quelli che coinvolgono la funzione composta. Ormai siete diventati pratici e avrete capito che se nella formula semplice ho x alla seconda, nella formula della composta c'ho f di x alla seconda, dove f è una funzione qualsiasi. Se qui l'integrale è arco tangente di x, qui l'integrale sarà arco tangente di f di x. E al numeratore dobbiamo sempre avere la derivata prima. Vediamo un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. Mi accorgo subito che ho 1 più qualcosa alla seconda, dove quel qualcosa è una funzione. Quindi la regola ci dice che devo controllare che al numeratore ci sia la derivata prima. La derivata di x alla seconda, il 2 lo porto davanti, abbasso di grado, è 2x. La derivata di meno 3x è meno 3. Quindi sono esattamente in questa situazione. E quindi questo primo termine farà arco tangente della funzione. Il secondo termine, qui ho 1 più e alla 4x, che si può ricondurre a 1 più una funzione alla seconda. Perché per le proprietà delle potenze, e alla 4x lo possiamo pensare come e alla 2x tutto alla seconda. A questo punto dobbiamo assicurarci che al numeratore ci sia esattamente la derivata di questo tra parentesi. La derivata è e alla 2x per 2. In questo caso ci manca un 2, ma possiamo usare il solito trucchetto di aggiungere e togliere. Ho aggiunto il 2 in modo tale che così al numeratore ho esattamente la derivata prima, e siccome il 2 non c'era l'ho tolto, in modo tale che così il 2 col 2 si semplifica e ritorna esattamente l'integrale di partenza. A questo punto quindi possiamo applicare la formula con un mezzo che lo ricopio, arco tangente d e alla 2x. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.